Io credo che oggi il Novara abbia dato un'ottima risposta dopo la brutta partita contro la Provercelli. Credo che oggi il Novara abbia giocato molto bene, in particolare nel secondo tempo, perché nel secondo tempo abbiamo praticamente dominato. Il possesso palla era sempre in favore del Novara. La Lucchese è stata pericolosa una volta con un gol mangiato a 1 metro da Lanni nel secondo tempo in una ripartenza, però la Lucchese ha fatto solo ripartenze. Poi per il resto il Novara ha dominato il gioco e ha fatto 3 gol importantissimi, con il gol di Bianchi al 45esimo su un rimpallo con Schiavi. Poi Bianchi l'ha piazzata lì all'angolino appena dentro l'area, un bel gol. Serviva perché comunque era partita ancora 0-0 al tanto no niente. E andare negli spogliatoi con un gol dà anche fiducia, dà anche felicità tra il gruppo. E poi nel secondo tempo mi è piaciuto veramente tanto. Abbiamo creato tantissime occasioni, Panico, anche Zigoni che ha avuto 3-4 occasioni, molto bene il loro portiere che ha fatto delle ottime parate su Zigoni. Anche Cisco poi nel secondo tempo è entrato veramente molto bene. 2-0 di Gonzales, ma ragazzi parliamo dell'azione di Panico. Panico che ha avuto la sua occasione inizio primo tempo, se l'è mangiata, però per il resto ho visto Panico che ha fatto un sombrero. Ho visto Panico che sulla stessa azione ha fatto metà campo, tunnel, cambio gioco, Zigoni che tira, miracolo del portiere, poi Gonzalez davvero opportunista lì, era lì nel momento giusto, nel posto giusto di testa, fa il 2-0, però veramente Panico oggi ho visto tanta qualità in Panico, ma anche nei piedi di Zigoni, perché ha creato veramente grossi problemi, soprattutto nel secondo tempo Zigoni. Però veramente ribadisco, ottima prestazione di Panico che al diretto avversario oggi, soprattutto nel secondo tempo, non ha fatto capire una mazza, sombrero, tunnel, giocate, finte contro finte, veramente un'ottima prestazione. Poi Buzzeko lì da calcio d'angolo, non so se Bove l'ha toccata prima o dopo che la palla fosse entrata da calcio d'angolo, anche Buzzeko lì oggi, ottima partita di amministrazione, e saggezza lì in centrocampo. Buzzeko gli può dare ancora veramente tantissimo, la Serie C'è a 38 anni ed è in una buona condizione. Buzzeko lì. Voglio sottolineare l'ottima prestazione anche di Davide Bove, perché contro il Cittadella aveva causato rigore, non aveva convinto molto, intanto qui Schiavi tira centrale, oggi veramente una garanzia lì dietro, dà tantissima sicurezza, forse è anche sul gol, però lì dietro veramente ha dato tantissima sicurezza, nelle poche contropiede della Lucchese Bove c'era sempre, 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 quindi bene Bove. Ripeto, nel primo tempo la partita non così emozionante, Novara aveva avuto pochissime occasioni, mentre nel secondo tempo, i primi 10 minuti del secondo tempo perfetti. Poi abbiamo giocato veramente molto bene, controllato la partita in difesa, ripeto, abbiamo rischiato solo una volta e è veramente una vittoria che serviva. Giusto, non bisogna perdere punti contro le squadre di media-bassa classifica, la Lucchese è una neopromossa, ci sarà la Gianni Armiño la prossima che doveva retrocedere in Serie D ma è stata ripescata, quindi qui ci devono essere dei 6 punti, ci devono essere 6 punti assolutamente. Comunque il mercato adesso ha portato dei nuovi giocatori dalla B, altri giocatori dalla B che hanno fatto le loro buone stagioni in Serie B. E ripeto, veramente un ottimo Novara che dà un'ottima risposta dopo le critiche ricevute per la brutta prestazione contro la Provercelli. Perdere un derby fa male, perderlo giocando anche abbastanza male, in particolare nel primo tempo, fa ancora più male. Intanto qua occasione per la Lucchese, no, va sull'esterno, la passa dietro, il tiro, buona parata di Lanni, buona parata di Lanni, forse credo che sia la prima parata di Lanni, per l'occasione che ha avuto al 60esimo, proprio da 1 metro lì doveva essere assolutamente gol per la Lucchese. Comunque è andata bene anche lì, però il risultato secondo me è meritato, forse 3-0 anche eccessivo, però comunque il Novara le sue occasioni le ha create veramente tante nel secondo tempo. Comunque 3 punti, primi 3 punti, l'Alessandria ha vinto 4-1, noi rispondiamo con un 3-0, giusto così.